ragazzi, qua GTF Angel che vi parla e ben ritrovati in questo nuovo video qua sul canale del GTF Clan. E oggi sono qui a proporvi questo nuovo incredibile gameplay. Si tratta di 120 Gunstreak Flawless, ovvero 120 uccisioni di fila senza mai morire, ovviamente con l'arma. Effettuato al nostro mitico GTF Jelly, ragazzi. È stato giocato su Black Ops 2, la mappa era Slums, la modalità di gioco era squadre multiple, l'arma è una N94, purtroppo non so la classe, perciò se vi interessa chiedetela qua sotto nei commenti che Jelly vi risponderà più che sicuramente. Inoltre è un gameplay molto più difficile da realizzare rispetto al solito perché è stato giocato su Xbox, nel quale appunto le modalità trovano più tryharder e quindi è molto più difficile fare gameplay rispetto alla PlayStation 3. Comunque, per oggi ho 7 minuti a mia disposizione, mi sono preparato un argomentino abbastanza carino che spero vi potrà piacere, che è il Deep Web, ragazzi, ovvero tutta la parte nascosta di internet al quale noi non abbiamo accesso tramite, per esempio, Google Chrome, ovvero i normali motori di ricerca. Comunque, prima di iniziare a parlare di questo, vi parto con una premessa, ovvero quella di non andare a informarvi su quello che troverete appunto nel mio commentary, ma più che altro, magari se proprio la curiosità vi acceca, di andare a cercare video a riguardo su YouTube. Perché visitarlo con, diciamo, i propri occhi, senza magari una visione esperta di magari un esperto informatico, comunque qualcuno che riesce a destreggiarsi appunto su questa parte nascosta di internet, potrebbe essere molto pericoloso e potreste fare brutte conoscenze. Perciò io vi invito a non andare a informarvi, anzi, più che altro a non andare a cercare quello che troverete appunto nel mio commentary. Comunque, iniziamo col dire che la parte a noi visibile di YouTube è veramente una parte molto ristretta di tutto l'internet che appunto c'è nel mondo. Infatti noi abbiamo accesso solamente al 4% di tutto ciò che potremmo tranquillamente trovare appunto sulla rete. Inoltre si potrebbe paragonare metaforicamente a un iceberg, quindi immaginatevi un iceberg in mezzo appunto al mare, la parte che noi vediamo sopra la nostra fantomatica nave è appunto l'internet che noi usiamo tutti i giorni, mentre invece la parte sommersa invece dall'acqua è tutto il deep web. Poi, tra l'altro, il Deep Web è un territorio che è poco inesplorato da tutte le persone, insomma, a meno che non siate hacker oppure persone magari di alto prestigio, insomma, che ne hanno bisogno per dei motivi particolari che poi vi elencherò. E adesso ne fa appunto il posto nel quale si aggirano tutti i commerci legali e tutte le persone magari poco raccomandabili, insomma. Nel Deep Web si possono trovare veramente tantissime persone e tantissimi, diciamo, commerci diversi, principalmente legali. Infatti possiamo trovare trafficanti di armi, di droga, possiamo trovare vlog di estremisti, possiamo trovare pornografi, sicari e addirittura hacker, quindi tutta gente poco raccomandabile che per dei soldi potrebbe fare qualsiasi cosa voi gli chiediate, quindi una cosa abbastanza scomoda o comoda per dipendere dai punti di vista. Il Deep Web inoltre non è accessibile tramite i normali motori di ricerca come ad esempio Google Chrome, ma bisogna usare dei siti, anzi dei motori di ricerca appositi, come ad esempio Tor, che è stato fatto apposta, creato principalmente, anzi creato nei paesi asiatici, utilizzato principalmente dai paesi nel quale la dittatura blocca principalmente tutto internet. Quasi il 98% di internet viene censurato perché il dittatore presente appunto nel governo non permette la visione dei siti, tutti quelli che provengono appunto dalla zona occidentale, ovvero quelle nostre europee e quelle americane. Quindi, per esempio, YouTube da loro non è accessibile e quasi la maggior parte di tutti i film che non siano consentiti appunto da questo dittatore, per fare un esempio sciocco. Dopodiché, come viene diviso il web generalmente? Il web viene diviso in 5 grossi piani. Al primo posto troviamo la parte più accessibile di tutte, che è il web comune, ovvero quello dove appunto noi navighiamo tutti i giorni e troviamo siti, diciamo, di normale amministrazione, come possono essere per esempio YouTube e può essere anche per esempio Wikipedia, che penso che tutti noi usiamo. Dopodiché, al secondo livello invece troviamo il surface web, dove ci sono siti, diciamo, di informazione, come per esempio Newsgroup, che appunto si occupa di tutta la politica, di sport e comunque tutte le notizie relative al nostro mondo attuale. Il terzo livello invece è composto da alberghi web, che è l'ultima parte ancora accessibile normalmente, e si possono trovare diciamo risultati nascosti di internet, ovvero quelli che non ti spuntano appena tu digiti le parole, e possiamo trovare anche i siti un po' più osé, insomma, capitemi, e un po' le cose più ambigue, comunque immagini e video senza censure per renderci molto più chiari. Il quarto livello invece è quello composto dal Deep Web, che è appunto dove si possono trovare i trafficanti di armi, di droga, gli hacker, eccetera, eccetera, e appunto quello di cui vi raccontavo prima. E invece l'ultimo, ma non meno importante, sito invece è il Marianas Web, che per chi non lo sapesse, innanzitutto comprende addirittura l'80% di tutto l'internet totale. Dopodiché, ad esso si può invece trovare
tutto, diciamo, il materiale nascosto, principalmente degli stati governativi di maggiore importanza, perché appunto si stima che all'interno si possano trovare documenti storici, piani e segreti governativi. Per accedere a questo livello, però, diciamo che bisogna calcolare un algoritmo che per la nostra mente è veramente impossibile da calcolare, visto che bisogna digitare una sequenza di numeri e lettere e quant'altro in una frazione di secondo, e appunto è umanamente impossibile. E per far ciò, infatti, bisogna avere dei enormi computer, comunque sono molto sofisticati, che solamente alcuni governi di alta importanza, come può essere per esempio lo Stato russo, l'americano, eccetera, eccetera, possono appunto permettersi. Cosa si può trovare però principalmente nel Deep Web? Nel Deep Web però si può trovare tutto ciò che si desidera, per esempio si può partire dai forum estremisti dove per esempio, adesso faccio un esempio stupido, comunque per farvi capire semplicemente, quelli della Jihad, ovvero quelli dell'ISIS, possono tranquillamente scrivere ciò che pensano appunto dello Stato, così, anche se è una cosa che comunque fanno normalmente, però vabbè, possono scrivere tranquillamente qua, senza rischio di censura, ban o qualcos'altro, e quindi tutti possono dire quello che pensano. Inoltre si possono anche acquistare droghe, armi, noleggiare sicari che uccidano gente che magari vi sta un po' sulle scatole. E per pagare è molto semplice, perché comunque si paga con i bitcoin, che sono monete digitali di internet, che sono innanzitutto non tracciabili, perciò nessuno potrà mai sapere che cosa pagate e da dove appunto caricate le vostre monete. E in più si possono cambiare con qualsiasi valuta, ovvero voi potete cambiarlo in euro, in lire, in sterline, in dollaro, in qualsiasi cosa che più vi piaccia, quindi veramente è un paradiso fiscale per tutti, anche i grandi proprietari terrieri o comunque imprenditori, che per l'appunto usano queste monete per non far tracciare i propri guadagni. Comunque niente, io penso di aver detto tutto per questo argomento, inoltre il video sta per finire, perciò se vi è piaciuto io come sempre esorto a lasciare un bel mi piace, a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e a passare da tutti i link che ovviamente trovate in descrizione. E niente, qua da Angelo è tutto, bella ragazzi e buon proseguimento. Che sembra un bazooka nella tuta. Minchia tu. Non ti piace il GTF? Figa. Minchia ammazzati. Figa sparati. Quando arrivo devi farmi passare.